Gravi disordini poi rientrati questa mattina nel carcere romano di Regina Coeli, 7 gli agenti della polizia penitenziaria rimasti feriti. Mauro Scanu. Ancora disordini a Regina Coeli. Dopo la rivolta dei detenuti e l'incendio di fine settembre, questa mattina una rissa tra due bande nella terza sezione e poi nella seconda e nella prima è sfociata in uno scontro contro gli agenti di custodia. Per impedire il loro intervento, i detenuti hanno cominciato a lanciare oggetti e liquidi all'indirizzo degli agenti. 7 di loro sono rimasti feriti, tra cui il comandante e il vicecomandante del reparto, che hanno avuto rispettivamente 8 e 7 giorni di prognosi. A dare notizia dell'ennesima rivolta in un carcere del Lazio il sindacato Wilpa della polizia penitenziaria, che punta il dito contro il sovraffollamento. A Regina Coeli ci sono 1120 detenuti su una capienza massima di 566. Pesante anche la carenza di organico, con 345 agenti in servizio, a fronte di un fabbisogno di oltre 700 unità, secondo quanto valuta il sindacato. Servono quindi misure urgenti, come chiede anche il garante dei diritti dei detenuti del Lazio. È necessario che il governo e il Parlamento assumano una decisione riguardo alla necessità di un provvedimento deflattivo che riduca le presenze dei detenuti in carcere, e nel frattempo è necessario che siano sospesi gli ingressi in un carcere così sovraffollato come quello di Regina Coeli. Tensione anche all'istituto minorile di Casal del Marmo, sempre nella capitale, dove un regolamento di conti tra ragazzi nel campo sportivo è degenerato in una mega rissa. Ferita un occhio, un agente aggredito per un'altra lite in sala mensa.